amici. C'è Andre che sta guidando, Giulio con i capelli rosa bellissimi, Peo ti è venuta via, sta bene? E c'era il fantastico e oggi andiamo in piscina perché ci piace farci del male, quindi è agosto. Affogare i bambini. Non affoghiamo i bambini. È agosto, noi abbiamo la fantastica intenzione di andare in piscina a Milano. A fare la pipì. A fare la pipì. Vuole farci la pipì dentro in piedi? No, non la farete. Proveremo a fare un pomeriggio là, non assicuro niente a nessuno, sarà una cosa sicuramente bellissima, sperando che la gente stia al proprio posto. Ci vediamo là e adesso prima devo andare a mangiare qualcosa perché io ho tanta fame e anche Andre, ho paura che Andre mi mangi. Non mi mangi, vero Andre? Guarda, da così è un inception. Ti vedo, ti controllo. Io ti sento, è quello il problema. Ah, ok. Volevo dirti che oggi ho messo la crema a 6 e quindi mi brucerò. Vabbè, lo vedrete a fine video. Dammi Giulio. Facciamo vedere che stengo la mano, adesso la mollo e gli viene il singhiosto, aspettate. Adesso mi hai messo in soggezione. E adesso ti faccio. Tieni, dammi la mano Giulio, guarda, dai, se gli do la mano non gli viene. Cucciolo. Ma ovviamente prima di andare in piscina c'è una cosa importante da fare. A parte far passare il singhiosto a Giulio, perché aspettate, contiamo 1, 2, 3, 4. Ti è passato 5? Passato. Non ci credo mai nella vita, Giulio, ti è passato 8, sì. 9, 10. Dieci ufficialmente ti è passato il singhiozzo. Assurdo. No, adesso ti inquadro per un altro minuto. Basta. Perché non si sa. Eccola. Sì, pranza. Io un primo. Il ciccio, primo e secondo. Ciccio. Aia. Quanti ragazzini ci sono? No, non chiamarli. Di qualsiasi gamer. No, ti prego. È un evento qui se vuoi. Dicevo che sei magro. Lo devo fare perché è aria questa. Ah, no, non scorreggiare. No. E poi abbiamo anche gli altri due. Primo, il petto col primo, te, ciao, Solo Giulio sta in forma con l'insalata. Deve trovare la fidanzata. Che fortuna, ragazzi, c'è tipo un'area, si chiama Area Relax, con un nome strano, Maya, Azteca, Inca, vabbè, uno dei tre. E tipo, come potete vedere, qua ci sono tipo i gazebini, vuoti, non c'è nessuno. Noi abbiamo preso un gazebo con due lettini, in realtà se ne sta portando tre il bagnino. Vuota, pace, tutto per noi, tutto per noi! Mega. Raga, rido da morire perché siamo bellissimi, tipo quattro bianchi e un cubano. Cosa hai da dire da discolpa? È un sigaro. Mi devo discolpare. È un sigaro, sì. Stavo valutando che era carino fare quello scivolo, che tra l'altro c'è anche doppio, ma poi ho notato che c'è una roba strana qui, molto dritta, e che io mi cago sotto a fare, non so se voglio farla. Cioè, fatemi capire, io dovrei fare quella roba lì, ma voi siete scemi, completamente scemi. Adesso guardo il prossimo che scende. Io non lo faccio neanche se mi pagano. Come non lo fai? No, di cioè, se hai le palle, c'è quello da due. No, non le ho le palle. Ah, ce le hai le palle per farlo con me? Dai, è da due. Ho scritto che si può entrare? Scommettevo. Questo? Forza! Cosa state aspettando? Forza! Dai, sono dai pronto. Pio, tu che sei il nero. Quello senza il nero del gruppo. Vai, nero del gruppo. Dai, nero. Pio, ci penso io. Uno per te. Uno per Cere. Giulio! No, tu vieni con me infatti. Cere, tieni questo, noi prendiamo doppio. No, tu smetti, scendi con me che devo tenere la GoPro io. No, te lo giuro, ci ribaltiamo, ci facciamo anche male. Lo spero, così faccio visual. Quanto che hai detto? Che più sei grasso, e più ne vai veloce negli scivoli. Quindi io te andiamo pianissimo, io vero? Tu sali con me, tu sali con me. Dai, campione, dai. Senza paura, andiamo. Raga, io proprio gli scivoli non li sopporto. Non li faccio mai perché è una caga assurda. Perché quando ero piccolina, avevo 10 anni, ho fatto il kamikaze non sapendo quello che mi sarebbe aspettato e mi sono scorticata completamente tutta la schiena. Perché ho preso un pezzo di scivolo senza acqua e mi sono fatta un male assurdo che probabilmente ho ancora la cicatrice. Però questo qua con i gommoni dovrebbe essere ok. Ovviamente faccio andare prima gli altri, poi seguo io, Anzi, io e Giulio. Vedremo se sopravviveremo. È altissimo, raga, io continuo a salire. Qua non finisce mai. Vi prego. Giulio, poi andiamo in quella piscina là. È nuova, è speciale. Raga, ma se lo può fare il bambino, ce la posso fare anch'io, Voglio guardare come funziona. Aiuto. Sei sicuro, tuo amore, di volerlo fare? Sì, ok, va bene. Ok, se lo fa lui, lo posso fare anch'io. No, Giulio, scendiamo. Sì, io scendo. Ma è morto qualcuno? Io. Ah, tu, allora va bene. Ah, uomo nero non va, va uomo bianco. Cioè, noi mandiamo Cere davanti, vabbè. Con la protezione dappertutto. Con la schiena, cioè, vi ricordo che Cere ha la schiena rotta. Si è appena sistemata una vertebra. Pronto, Cere? Oh. E
non è morto. E uno. Ma attaccati, scemonito. Faceva così, stava per volare. Vai, uomo nero. C'è scritto left, right. Però vabbè, lui lo mette al contrario. Guarda che non devi prendere il sole. So solo che io ho paura. Vai, tocca a te. Dai, no. Vai tu davanti. Dai, vai tu. No. Giulio, vai tu. No. Va, Andre. Attaccati, Andre! No, non ce la posso fare. No, io muoio di infarto, Giulio. No! Ah! La che schifo, esci da qua. Mi è partita una parolaccia paura. Mi sono cagata. Perché? Raga, il tipo prima di partire fa: voi toccherete. Che cosa toccheremo? Perché ce l'ha detto un secondo prima di partire? Tipo quando ti butti col bagno che fanno. Non farlo! Ecco, non so se potete vedere, poi qua ci sono degli altri scivoli che io non farò. Perché mi cacco sotto. Ma proprio nel vero senso della parola, mi cacco. Però abbiamo deciso di andare tipo nel percorso alla piscina. Se vedete sono un sacco con i gommoni, qua c'è una fila. Adesso andiamo a fare la fila, a prendere il gommone e andiamo a farci il percorsino. Stiamo aspettando i gommoni degli altri. E noi abbiamo preso il gommone e Andrea mi ha appena detto: sei pronta alla camminata? Cosa intendi di preciso? Sono 7 km di camminata in salita. Che cosa? Con un gommone sulle spalle però. Mi porti il mio? Al diabete. Ti faccio un massaggio al collo. Non me lo fai mai, cioè. Non sono scuro. Andre optava per prendere il percorso dell'autostrada. No, no, comunque. Un gommone in tangenziale. Andiamo a comandare. Comunque siamo arrivati, dai, non è ripidissimo, ce l'abbiamo sì, non fatta. Ma è anche pesante, vero? Dammi il mio gommone. Certo, adesso che siamo arrivati. Per metà l'ho tenuto io. Non è vero. Questa è una roba carina, questo dovrebbe essere tipo un percorso relax. I bambini fanno cose strane, appena li beccano, i bagnini si arrabbiano. Quindi vediamo. Ma c'è solo un ingresso, Andre, poi ho visto che si divideva. No, perché? L'hanno chiuso. Quello lì è l'ingresso della morte. Non è l'ingresso della morte. Allora, mano destra. Aiuto, non voglio bagnarmi. Spingimi. Oh, qualcuno mi tiri. Cere, dammi, prendimi per un piede. Adesso, in teoria, Andre, ci dovrebbe essere la corrente. No, no, no. La corrente ti fa scendere e tu ti godi diciamo la passeggiata. Ah, quello è chiuso perché ne è morto uno un'ora fa. Oh, zio Peo testa volante. Oh, oh. Bene, ma adesso io come ci arrivo là? Mi attacco al coso. Andre, vieni. Non si può stare a mollo lì. Ecco perché non scendono i gommoni. Perché i bambini prendono i gommoni e stanno qua nella piscinetta. Fantastico. Facciamo passare tutti loro. Cosa stai facendo? Ti stavi per ribaltare, guarda, avrei riso tantissimo. Prendimi, vengo anch'io. Tirami, Andre, tirami! Non andare senza riso! Vai! Oh, raga! No, ma Andre, avevi detto... No, ma avevi detto che era relax! Ti odio! Ti odio, Andre, avevi detto che era relax. Ah, ora c'è la doppia scelta. Andiamo a sinistra o andiamo a destra? Aspettiamo gli altri. Non sono nostri questi. Aiuto. Ma come si fa? Bisogna stare a mollo finché il destino non segue il tuo percorso? Sceglie, voleva dire. Vabbè, io sto a mollo finché il destino non sceglie il percorso. Guardiamo come arrivano sexy i nostri amici, eh. Andre, io starei aspettando gli altri, ma il destino ha scelto il mio percorso. E quindi gli altri li aspetterò domani. Vai, destino, portami dove vuoi. Oh, devo attaccarmi. Non mi sono attaccata molto bene. Ed ovviamente ho bevuto dal naso. È sempre così con me. Gli altri non arrivano più, mi sa che il destino per loro ha scelto l'altro percorso. È così che io ho perso i miei amici. Probabilmente anche la mia vita. E anche qua il destino ha due scelte: quella scelta o questa. Vediamo il gommone cosa sta scegliendo. No, io volevo andare questa che mi sembrava meno ripida. Perché mi sta spingendo di qua? Destino infame e crudele. E scommetto che avrò scelto quella ripida e dovrò farmi un altro bagno. No, non la grazie, no. Ah, non era l'ultima. Oh mio Dio, sento voci strane. Anche voi le sentite le voci strane? Ho le fan. Riesco ad avere fan anche per questo fantastico tuffo con i gommoni. Aiuto! Però posso dire una cosa, voglio complimentarmi con tutti i ragazzi che ho beccato qui, perché a tutti ho detto: ragazzi, dopo, cioè, sono qua al parco, e tutti sorridendo: sì sì, va benissimo dopo. Quindi meno male, complimenti. Forse avete capito un po' quando cerco di insegnarvi che quando sono queste cose non dico mai di no, però magari dopo lasciatemi fare anche le mie cose. E quindi veramente complimenti. Chiedi anche se è alta, non mi vedi? La parte preferita di Andre. Stare a
bello. Io appunto vado alle cascate. Ma vai a quella di cascata. Dai Andre. Sì, infatti è freddissima. Giulio, ti vuole il tuo riscaldamento pipì? Adesso la faccio. Guardate, no. Andre, girati un attimo. Girati un attimo. Girati. Volevo far vedere che belli. Oh mio Dio, gno gno gno. Che meraviglia. Fammi vedere Giulio. Che meraviglia. E adesso che cosa gli dici? Che lui ha i capelli molto più morbidi dei tuoi. Lo slavo. Li ti in piscina. Vabbè, ogni tanto è così. Chi c'è dentro? Arevare ure, arevare ure, arevare ure, are, are, are. Padre natura è un nero! Andare anch'io sotto la cascata, però io vado così. Sto pisciando! No, che schifo! Prego, ho paura di uscire ora! Sto facendo la pipì! Che schifo! Ti aiuto io, amico. Tiro fuori io, vai. Ma dati lo slancio. Dai, Andre! Finalmente, raga, ho trovato la mia attrazione più adrenalinica che mai. Adesso mi sa che mi vado a comprare un salvagente dei braccioli e ci vado. Porterò gli altri con me. Sì, porterò gli altri con me e diciamo che nel prossimo video ho perso il costume. E vi sfido a scrivere nei commenti, secondo voi, dove e su che attrazione ho perso il mio costume? Scrivetelo qui sotto perché domani uscirà il seguito. Ciao amore!